Sì, Presidente, anche molto, molto meno. Beh, effettivamente questa delibera è una delibera importantissima, cruciale, che vede ovviamente un impatto più che positivo sul parco della Serenissima, un parco di 36 ettari che ovviamente coinvolge tutto il parco lineare, perciò parliamo ovviamente di una porzione di verde molto, molto estesa. E dove questa delibera finalmente, dopo 15 anni, su questo ovviamente ricordiamo, ci sono molte battaglie da parte dei cittadini che anche la stessa Italia Nostra tra vari comunicati, ma non soltanto, tanti comitati ovviamente proprio che si sono in qualche modo battuti ovviamente per il proseguo insomma della progettazione sul proseguo ovviamente dell'opera del Parco della Serenissima. Oggi questa delibera vede finalmente insomma, come dire, l'inizio di un percorso importante, io ovviamente sottolineo dal punto di vista ambientale. Facemmo una commissione con la Presidente Guadagno, appunto, perché ricordiamo l'area è soggetta a tantissimi vincoli del MIBAC, perciò è un'area oltretutto insomma, di pregio sia dal punto di vista ambientale, ma non soltanto, anche dal punto di vista archeologico. Perciò facemmo questa commissione per approfondire ovviamente due aspetti, sia quello ambientale che quello storico-culturale. Quello che faremo come amministrazione e come commissione è quello di chiedere l'istituzione di un tavolo tecnico, questa è una richiesta avanzata dai comitati di zona, che ovviamente come ho sottolineato si battono da tanti anni per proseguire insomma su la realizzazione del Parco della Serenissima anche sul parco lineare est, e chiediamo ovviamente un tavolo tecnico diciamo tra i vari dipartimenti, perciò un tavolo ovviamente che comprenda la mobilità, che comprenda l'ambito culturale, ma anche l'ambito ovviamente ambientale. E perciò insomma ecco questo credo sia ovviamente importante insomma dar vita poi a questa cabina di regia più che tavolo tecnico, e sarà nostra cura, ovviamente, dopo l'approvazione della delibera, convocare ovviamente una commissione ad hoc proprio per iniziare un percorso condiviso e di interazione con i comitati che anche oggi, insomma, ovviamente aspettano diciamo, di verificare e di studiare in modo attento il progetto del Dipartimento Ambiente che ovviamente darà nuova vita al Parco della Serenissima. Io ringrazio l'assessore Calabrese, l'assessore Meleo e anche l'assessore Fiorini che insomma hanno lavorato su questo tema, ma ovviamente la votazione della delibera non fermerà il coinvolgimento del territorio, ma anzi sarà un inizio importante. Grazie Presidente.